la capacità di mettersi in rete, diciamo, tra tutta una serie di soggetti che sono interessati, nel caso appunto qua dei trasporti o nel vostro con le istituzioni stesse, i comuni, gli enti locali, c'è possibilità di fare rete da questo punto di vista? Sì, certo, noi lo facciamo normalmente perché come gruppo ACEA noi possediamo anche dei termovalorizzatori e la prima cosa che abbiamo fatto abbiamo messo online sia sul sito di ACEA i dati delle emissioni rilevate in continuo dei nostri impianti, sia abbiamo fatto delle linee dedicate per fare delle connessioni con le amministrazioni, diciamo, con le province e con i comuni che sono sede dei nostri impianti. Quindi da questo punto di vista per noi la trasparenza e il dialogo continuo con l'amministrazione è, diciamo, è un must, cioè è un principio operativo che ci siamo dati. Anche perché, poi diciamocela pure, siccome parliamo di impianti, quindi di macchine, le macchine per definizione si possono guastare. È chiaro che se si guasta una macchina ci può essere, che ne so, un'emissione che può andare fuori tabella, questo è logico pensarlo che possa accadere. E allora se c'è la trasparenza e la continuità di dialogo con l'amministrazione, l'amministrazione sa che noi operiamo in trasparenza, per carità, abbiamo commesso qualcosa che non avremmo voluto commettere, certo, però c'è un approccio sicuramente diverso, c'è sicuramente un aspetto sanzionatorio di tipo coercitivo perché siamo quelli che abitualmente lo facciamo e nascondiamo quello che abbiamo fatto. Ecco, questa per me è diventata un po' una filosofia che ho trasmesso anche ai miei collaboratori, quindi noi lavoriamo, come dicono gli inglesi, open book. Sì,